Una volta esistevano lo spaventoso mesasauro e il terribile pterosauro, con i loro artigli e le loro zanne. Ma ormai sono scomparsi da tempo. Ora a dispiegarsi sono le lunghe lenze posate dagli uomini. E a brillare sono i loro ami. Ogni anno, più di 1 miliardo di ami vengono piazzati per la raccolta in mare. L'amo ingannatore perfora la sua bocca e la lenza la tira in superficie. Ogni anno, decine di migliaia di tartarughe muoiono ferite dagli ami. Se non fosse stato per un atto di compassione, il suo viaggio sarebbe finito qui. Al mare abbiamo forse chiesto troppo. La tartaruga sa solamente che deve continuare a nuotare, mantenendo la sua rotta. Affronta di nuovo l'Atlantico, portata dalla corrente equatoriale. E in soli pochi mesi raggiunge la sua sognata destinazione. Le isole dei Caraibi.
Ventagli di corallo le danno il benvenuto. Estesi prati di corallo e banchi di pesce. C'è tanta prosperità nelle calme acque caraibiche. E lei ne diventa parte, una cittadina del mare turchese e di zaffiro. I suoi antenati tracciarono i loro sentieri attraverso il mare, così che lei potesse arrivare qui solo quando fosse stata pronta e cosciente di sé. Con le sue potenti mascelle, ora può spaccare la più dura delle conchiglie. E non esiterà a dare un bel morso ad uno squalo limone, lungo 3 metri. Se fosse arrivata qui troppo presto, non sarebbe mai sopravvissuta. Immersa nel suo azzurro mondo sottomarino, non è a conoscenza di cosa accada in superficie. Non può sapere del crescente surriscaldamento della terra e dell'innalzamento dei mari. Ma i suoi antenati sono stati testimoni di maggiori catastrofi e sono sopravvissuti.